siamo tornati sul canale a parlare di PayPal perché il prezzo si è un po' mosso. Infatti, se questo è il grafico, abbiamo superato un livello secondo me chiave, che sono appunto la soglia dei $60, a causa di alcune news che sono trapelate nell'ultimo periodo, tra cui appunto una conference call dove il CFO ha confermato i sospetti che abbiamo tutti noi investitori, per il punto di vista che appunto il CEO Alex Chriss ha portato una guidance, quindi una prospettiva futura dell'andamento dell'azienda molto conservativa, appunto per obliterare queste aspettative e cercare di riportare la narrativa in carreggiata per modificare appunto il sentimento del mercato sul titolo. Il mercato ha apprezzato il titolo in questo momento veramente a un livello che abbiamo valutato negli scorsi video, pari a una crescita dello 0% per i prossimi anni del free cash flow secondo appunto i suoi dati patrimoniali, e quindi in questo momento ci troviamo su un livello di prezzo molto basso e un grafico che assomiglia molto appunto al tipico grafico della manipolazione istituzionale per far sì che appunto le persone scarichino le loro quote e si generi dopo un altro ciclo di mercato da poter sfruttare per fare plusvalenze. Quindi ovviamente chi gestisce fondi potrebbe essere in ricarica o comunque potrebbe stare valutando magari una rientrata appena il prezzo andrà a fare delle conferme e coincideranno più o meno con le prossime 2-3 trimestrali, anche perché nella prossima non ci saranno ancora tutti i benefici del PayPal We Will Shock the World Day, dove appunto hanno presentato un sacco di nuove features che troviamo in questo video, vattelo a vedere. Nel video di oggi andiamo a parlare, alla luce anche dei fatti riportati, di quanto viene prezzata PayPal in questo momento e di secondo me quali saranno i market mover del titolo per il prossimo futuro. Prima di partire però ricordiamoci sempre due cose. Prima di tutto, potrei avere un bias, possiedo azioni PayPal, sono una parte importante del mio portafoglio, quindi potrei dire delle cose che sono un po' mosse anche dal mio interesse personale sull'azienda, quindi potrei non essere lucido al 100% come se non possedessi quell'azienda quando faccio questa analisi, perché appunto sono skin in the game in questo caso. Tutto quello che dico su questo canale è portato dalla mia volontà di fare informazione, di divulgare le cose che mi piace approfondire, e soprattutto è una sorta di diario di bordo, quindi non è un consiglio finanziario, non sono un consulente finanziario, fate sempre le vostre opportune conclusioni, ricordatevi che investire in azioni può portare anche a perdere completamente il capitale. Fate queste doverose conclusioni, partiamo. PayPal al momento ha un PE di 16. Il PE chiaramente è un indicatore prezzo fratto utili che tutti gli investitori vedono come tra le prime cose, appunto perché è famosissimo, è immediato e fa subito capire quanto la valutazione dell'azienda può essere generosa o conservativa sulla base del fatto che si può intendere il PE come fondamentalmente il tempo in cui l'azienda potrebbe ricomprarsi se utilizzasse i suoi utili ogni anno per ricomprare azioni, facendo finta che il prezzo per azione rimanga fermo, che lei non, ovviamente non abbia spese di ricerca e sviluppo per gli anni successivi, in modo tale che il business sia piatto. Ovviamente una metrica che trova il tempo che trova per una valutazione, perché basta che gli utili salgano tantissimo, scendano tantissimo in un quarter e questa metrica cambia completamente. Però la cosa molto interessante è che ti dà subito una visione d'insieme. Per questo motivo vediamo che il PE di PayPal è ai minimi di sempre e soprattutto che la valutazione non è mai stata così conservativa, neanche nei momenti appunto di difficoltà più estrema. Quindi la narrativa si è invertita, il mondo dei pagamenti elettronici sembra apprezzare qualsiasi altro player molto molto più generosamente di PayPal, e bisogna capire il perché. Considerando anche che il mercato, in questo caso l'S&P 500, al momento ha un PE di 24, quindi significa che in generale il mercato ha dei prezzi fratto utili maggiori rispetto a questa azienda qua, che comunque è abbastanza rappresentativa del mercato e soprattutto è una di quelle aziende che non è che è posizionata in un settore morente, anzi è in un settore che dovrebbe ampliare il totale dei volumi all'interno del 30-40% nei prossimi 5-6 anni. Inoltre, secondo le stime appunto portate nell'ultima trimestrale, se andiamo a calcolarci un PEG ratio, ci aspettiamo comunque che la valutazione del titolo basata sulle proiezioni future degli utili che l'azienda ha detto di aspettarsi, portano questo indicatore, che deve essere sempre inferiore a 1, più è inferiore a 1 meglio è, a essere più o meno a 0,5-0,6. Capiamo bene che, fatti questi doverosi presupposti, se andassero a obliterare le aspettative come appunto è stato riferito dal CFO durante l'ultima conference call, sinceramente si potrebbe andare anche ad avere delle valutazioni talmente basse che il mercato non potrebbe più smettere di ignorarle. Inoltre ricordiamoci sempre che PayPal è una macchina da cash e in questo caso produce circa 5-6 miliardi di free cash flow secondo le proiezioni future, in questo momento ne sta producendo 4,5 con una valutazione di 60 miliardi. Significa che il suo free cash flow yield al momento sulla valutazione del titolo, significa che il titolo ha una redditività in questo momento circa un 8% della sua capitalizzazione solo di flusso di cassa libero che genera, che sarebbe letteralmente il cash flow operativo, i soldi che genera con la sua gestione caratteristica meno il capex, che sarebbe il costo per
mantenere in piedi la baracca, ricerca e sviluppo e attività, diciamo, di tutte queste attività comunque che sono dei costi da scalare ogni anno. E questa metrica qua è interessantissima perché la pone ai minimi anche rispetto ai suoi competitor, in confronto alla valutazione rispetto anche alla generazione di cassa. Non è il primo video che dico che nei periodi di difficoltà, che ovviamente prima o poi arriveranno, tutti i suoi competitor o non fanno utili, o se fanno utili, fanno utili risicati, o comunque che sono estremamente incerti dal punto di vista futuro, perché non hanno uno storico di utili costanti. E in questo caso il free cash flow di moltissime aziende che comunque fanno utili è negativo sui competitor che hanno valutazioni di 30, 40, 50 volte il PE. Infatti, se andiamo a vedere questa foto che vi allego qua, vediamo che il trailing PE è di circa 16, il forward PE di PayPal è di circa 11 e ha 60 miliardi di market cap. Ma se andiamo a vedere per esempio Block, l'azienda di l'ex CEO di Twitter Jack Dorsey, che detiene sia Bitcoin sia anche l'applicazione Cash App, vediamo che ha una capitalizzazione che è di circa il 25% inferiore a quella di PayPal, che quindi potrebbe raggiungere con un 30% in più di incremento del titolo. Se andiamo a vedere il PE, al momento hanno una marginalità insignificante, hanno 3.000 di PE e in futuro avranno comunque 27-30 di PE, un valore superiore a quello dell'S&P 500 e soprattutto un valore che è quasi il doppio rispetto a quello di PayPal. Capiamo bene che è un'azienda che fa molto meno free cash flow, ha molto meno sicurezza e soprattutto, non so voi, ma se andate a vedere su qualsiasi forum, su Reddit eccetera, Cash App non ha la stessa utilità percepita di PayPal dai consumatori. In particolare Cash App si sa che è utilizzata anche per fare delle operazioni poco trasparenti, diciamola così, ci siamo capiti, e in questo caso appunto, mentre PayPal è l'app customer friendly per eccellenza, l'applicazione che ti tutela quando compri su store online senza fidarti di chi vende quella roba lì. Sotto vediamo anche altre metriche come enterprise value fratto EBITDA. L'EBITDA io non ne parlo mai sul canale perché appunto Warren Buffett dice che secondo lui è una metrica che vuol dire tutto e non vuol dire niente, letteralmente sarebbe il risultato della gestione caratteristica e basta. In particolare si potrebbe dire che sarebbe l'utile lordo, letteralmente sono costi di produzione, costi di personale e tutto il resto, che sono interessi, deprezzamenti, ammortamenti, tasse e chi più ne ha più ne metta, non vengono contati. Quindi fondamentalmente se un'azienda è sovraindebitata, l'EBITDA è molto buono, però poi di interessi pagherà tantissimo e è un problema. Se una tassa ha delle multe da pagare, ha dei creditori da pagare, l'EBITDA è magari buono e poi tutto si contorce. Quindi l'EBITDA secondo me è una metrica solo per vedere appunto il business in essere, produce soldi o non li produce. Poi che ovviamente c'è tutta la gestione finanziaria che va a sottrarre soldi alla gestione caratteristica e quindi ne va a vanificare o ad aumentare e efficientare appunto la redditività. In questo caso appunto vediamo che enterprise value fratto EBITDA è una metrica che quindi va a analizzare di fatto l'azienda rispetto alla sua gestione caratteristica, in quanto tempo riuscirebbe ad acquistarsi se appunto non ci fossero tutti i costi accessori della gestione finanziaria. E quindi vediamo che in 8 anni e 8-9 mesi, perché 8,7 in dodicesimi, più o meno PayPal si potrebbe riacquistare col suo EBITDA, al netto del debito e del cash ovviamente, mentre Block in 56 anni, capiamo che c'è un leggero spread quindi di 7 volte, che non è normale su un'azienda che vale il 25% in meno rispetto a quest'altra, anche perché se succede qualcosa, crisi, un Black Swan event, contorsione del credito, i consumatori non consumano più, PayPal ha comunque 6 miliardi di free cash flow che genera, ha EBITDA, ha utili, magari si contorceranno questi utili, ma rimangono, mentre queste società qua iniziano a dover o diluire gli azionisti emettendo azioni, o fare debito, oppure appunto dover rallentare il pagamento dei loro servizi. Per non parlare di altri player sul mercato come Affirm Holdings, che come vedete nella foto appunto ha delle metriche che sono completamente scombinate, a redditività negativa, più debito che cash, valutata comunque 3 volte le vendite che fa, eccetera. Diciamo un EBITDA negativo, quindi non produce neanche soldi con la gestione caratteristica e comunque queste aziende sono quotate, sono sotto gli occhi di tutti. Passiamo però a Visa, ovviamente settore diversissimo, marginalità folle, perché Visa ha una marginalità di più del 50% insieme a Mastercard, sono due poli, azienda straordinaria, market cap massiva, giga cap, mezzo trilione, PE di 32. Comunque Visa è valutata circa un 50% in più rispetto al mercato americano, rispetto alla media del mercato americano, nonostante ne faccia parte. Nei prossimi mesi comunque Visa sarà valutata un 20% in più rispetto al mercato americano, se mantiene le prospettive degli utili futuri. A livello di PEG ratio sicuramente non è sottovalutata, perché gli utili futuri comunque non ne fanno presagire una sottovalutazione. E a livello di enterprise value è valutata comunque 3 volte tanto PayPal dal punto di vista della gestione caratteristica. Ovviamente lungi da me dire che PayPal sia meglio di Visa, semplicemente Visa fa un'altra cosa, Visa si occupa di pagamenti, Visa si occupa di gestire un network, un circuito di pagamento che ha delle commissioni molto basse e ha miliardi di carte emesse, milioni di miliardi di transazioni ogni anno gestite. Ovviamente se parliamo di altri volumi, parliamo di
un altro business, però questo è rappresentativo di come magari il mercato stia sovrappesando delle mega cap e sottopesando PayPal, ricordando che PayPal ai suoi massimi storici di capitalizzazione aveva comunque 200-300 miliardi di capitalizzazione e ora ne ha 60. Ovviamente non è una capitalizzazione sensata per PayPal adesso valere 270 miliardi, ma neanche 60. Secondo me una capitalizzazione accettabile per PayPal potrebbe essere dai 100 ai 150 miliardi, che equivarrebbe comunque dal prezzo attuale a fare più di un 2x. In ogni caso, starebbe comunque scontando crescita futura, questa nuova capitalizzazione che io stimo, ma non sarebbe una crescita futura folle. Questa crescita futura come si potrebbe raggiungere? L'ha presentata Alex Chriss durante l'Investor Day, il We Will Shock the World. Ci saranno diversi driver. Prima di tutto, secondo me, ci sarà Braintree, che comunque sta macinando quote di mercato ai competitor. Ricordiamo che Braintree, ci ho fatto anche un video, andatevelo a vedere, è la piattaforma back-end per accettare pagamenti anche di diversi circuiti di pagamento. Quindi all'interno del tuo sito utilizzi Braintree e puoi accettare pagamenti da Apple Pay, da Visa, da Mastercard, da American Express. Questo è molto importante perché così PayPal guadagna meno, ma guadagna comunque qualcosa anche se paghi con un altro gestore di pagamento. E questo sistema è killer. Nell'ultima conference del CFO è stato detto che Braintree, nonostante abbia dei prezzi leggermente più alti rispetto ai competitor, è talmente più ottimizzata che viene preferita, e questo è un vantaggio competitivo. E poi ci sono i branded checkout di PayPal, che sono appunto PayPal e Venmo. Venmo che deve ancora arrivare in Europa, ma che diventerà secondo me la social app ufficiale per comprare, perché su Venmo tu, in quanto venditore, potrai avere il tuo negozio col tuo profilo e le persone che comprano da te potranno ricevere sconti personalizzati, condividere i loro acquisti da te, far sì che il social diventi anche un e-commerce, e quindi diventa un social commerce dove appunto il gelataio della tua città magari fa un bundle: se porti un amico hai lo sconto sul gelato al 50%, quindi magari due gelati al costo di uno. E in questo caso appunto ha creato un nuovo cliente. Il cliente, se mette la foto, riceve questo sconto. Mettendo la foto su Venmo, tutti gli amici sapranno che hai preso il gelato lì e si crea un effetto network. Ovviamente chi lo può fare? Lo può fare chi ha i dati. Chi è che ha i dati? PayPal c'ha 400 petabyte di dati dei suoi clienti, e se andiamo a vedere un qualsiasi competitor, per esempio Block, non c'ha questi dati. Se andiamo a vedere le visite giornaliere sul sito, vi lascio sempre questo screenshot che secondo me è incredibile. PayPal è far away, molto più lontano, molto più tra virgolette visitata di qualsiasi altro competitor, e ci sono oltretutto 400 milioni di utenti su PayPal, cosa che su altre piattaforme non ci sono. Inoltre è stato confermato il buyback, che sarà di 5 miliardi quest'anno, quindi fondamentalmente tutto il free cash flow verrà reinvestito in buyback, e quindi l'unico modo che avranno per appunto fare ricerca e sviluppo, e quindi fondamentalmente questo free cash flow che verrà investito in fare buyback, è ritenuto un miglior investimento di fare acquisizioni o di fare qualsiasi altra operazione. Significa che loro si considerano più sottovalutati di altri, perché pensano che le loro azioni saliranno di più in compenso a quanto potrebbero fare in termini di percentuali rispetto a fare altre operazioni, considerando che comunque PayPal storicamente c'ha un ROE e un ROIC superiori al 15%, e quindi questo, con il debito molto basso che ha PayPal, porta tutta la valutazione ad essere senza leva e con ottimi risultati futuri. Detto ciò, parliamo un attimo anche del buy now pay later, che secondo me sarà anche quello lì un grosso driver. Sono combattuto, parlando con moltissime persone pensano che potrebbe diventare la nuova bolla del 2008, il nuovo subprime, perché banalmente tu fai credito a cani e porci e queste persone sono analizzate con un algoritmo, e ovviamente questo algoritmo deve essere ottimizzato, ci potrebbero essere problemi futuri. Adesso buy now pay later è anche per aziende, si può fare un prestito fino a 150 mila dollari, con un form da compilare in pochi minuti, e ovviamente questo fa paura, ma perché noi non conosciamo quello che c'è dietro. Quando tu hai 400 petabyte di dati degli utenti e hai un'intelligenza artificiale di machine learning che te li analizza, tu puoi essere molto 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 più focus e molto più incisivo anche sull'analisi di quei dati, e per trovare dei pattern per fare edge del rischio, quindi fare gestione dei rischi. Se tu hai tutti quei dati, puoi calcolare dei modelli statistici previsionali per sapere su 1000 persone che hanno quei certi pattern di pagamento, che fanno quelle tot operazioni al mese, quanto è probabile che diventeranno insolventi. È qualcosa che voi non vi rendete conto, ma banalmente anche una carta di credito ha dei rischi. Cioè, ovviamente qualcuno può bucare il sistema della carta di credito, ma la crittografia che c'è dietro, i sistemi di pagamento, i server dietro, a livello statistico è molto più improbabile che succeda questa cosa, e quindi è considerato sicuro. Ovviamente anche per PayPal è abbastanza sicuro che prima o poi verrà fuori un casino con i crediti buy now pay later per tutte queste aziende qua, ma è probabile che questi rischi siano già stati tra virgolette scontati dai loro modelli predittivi, e probabilmente le insolvenze saranno inferiori a tutti i soldi che riescono a generare in più, perché ricordiamo sempre che il buy now pay later non ha un vantaggio dal punto di vista degli interessi, perché al momento loro non caricano interessi sopra, hanno messo zero interessi appunto per distruggere tutto il mercato a Klarna, a Pagascalapay, tutti i competitor di questo settore. E perché lo fanno? Perché banalmente, se tu aumenti il take rate del carrello, quindi aumenti il total payment volume del carrello, il volume di roba che compra l'utente, in questo caso macinerai più commissioni come branded checkout, e quindi tutto quello che non guadagni
guadagni in interessi, lo guadagni in più in commissioni. E soprattutto fai sì che questa possibilità di fare credito porti le persone a spendere senza troppi pensieri più volte al mese, e se velocizzi anche il processo di pagamento al carrello, come faranno adesso con i nuovi aggiornamenti, questo processo di pagamento farà sì che ti puoi velocemente indebitare, puoi pagare velocemente e hai subito la roba a casa, perché appunto effettui un pagamento istantaneo direttamente sulla mail, l'applicazione si ricorda di te, quindi anche se tu non compri da PayPal ma compri da uno store, comunque l'applicazione si ricorda di te che hai usato PayPal e non devi autenticarti di nuovo, perché potrai direttamente autenticarti con PayPal col Face ID. Tutto questo per dire cosa? Che secondo me PayPal ha una valutazione indecente per le prospettive future che il nuovo management apporterà. Oltretutto Alex Chriss è un innovatore, è una persona secondo me che sta facendo il bene dell'azienda e si è presentato in maniera molto molto più umile e molto meno gasata rispetto al vecchio management. Inoltre Alex Chriss, come ha detto il mio amico Davide Disidoro che saluto, ha fatto più in questi ultimi 4 mesi dentro PayPal dal punto di vista dei negozi retail fisici piuttosto che il vecchio management in 5 anni. Banalmente PayPal non ha investito nulla nell'esporsi anche sui negozi fisici e grazie al nuovo CEO appunto compariranno le carte, compariranno i cashback, quindi compariranno incentivi a spendere soldi nei negozi fisici, a fare la spesa con PayPal eccetera. Tutto questo a beneficio solo di noi azionisti, perché appunto nel prossimo anno diminuiranno anche le emissioni di shares per finanziare l'attività, le stock based compensation per finanziare appunto i loro amministratori, e quindi il buyback aumenterà la sua entità dal punto di vista che ci sarà meno compensazioni di azioni emesse e sarà molto più efficace. Detto ciò, quindi ci vediamo nel prossimo video, spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando ragazzi, dato che questo canale è... mi raccomando ragazzi, lasciate un like, un commento, iscrivetevi, condividete i video, se volete lasciatemi anche una tips, un super grazie o mandatemi su PayPal qualche donazione se vi fa piacere, vi lascio qua la mia mail, ovviamente passate anche sul mio canale Discord che trovate in descrizione, nel... dove all'interno facciamo delle live ogni martedì alle 22, parliamo di mercati finanziari, è una bellissima community aperta a tutti, e soprattutto ricordi che se non ti occupi di economia sarà l'economia a occuparsi di te. Ci vediamo nel prossimo video, ciao a tutti.